Cominciamo. Alla fine. Ciao ragazzi, bentornati. Oggi ben in questo nuovo video. Panda volevi usare tu. No, vuoi Siga? Vabbè, il panda lo uso io. Mi prendo Giga, spero, fammi vedere se c'è qualcosa. Ah, bello, verde, prendo verde. Che ho fatto? Non lo so. Siamo partiti. Sempre questi casuale, qui. Il nido del drago. Il nido del cuculo. Lupupa, questi stupendi proprietà che l'uovo dell'Lupupa effettivamente pensate voi mai diventare invisibile tramite dei lavori. Mai dire TV, mai dire TV col mai. Diventare invisibili tramite dei lavori. Quella è una delle cose più belle che abbia mai detto il mago Gabriel in mille anni di carriera. Che significava il nero che dovevi mollarlo? Il tasto? Non lo so. No, forse devi mantenere premuto. Vuoi provare un po'? No, aspetta. No, perché qua non ci sta. Guarda, due giganti. Ok, molto sempre queste te. Ah! Ah, mamma, stiamo iniziando. È qua, sì, non lo so. Porca puttana, è potente. Ah, ma Sigas l'avevi già usato e rompeva veramente il cazzius. Ma carica! Oh, ma vogliamo far chi fa le mosse qua, Vieni qua, mo così si fa le mosse. Ah, questo me lo ricordo, questo faceva pure. Che faceva? Ma dai! Oh! Oh! Madonna che cazzo! No! No! Mi sono abbassato! No! Guarda lì, guarda! No, ti volevo fare la reggia così e non partiva. Che fastidio. Comunque, siamo a fa cacano, siamo a fa mosse. C'hanno tutte e due le zambette corte qua. Ma perché non vanno le prese con quelli grossi? Comunque è un po' fruffru sto panda secondo me. Porca. Ma fa finale. Non te la farò fare. Ma panda, no! Inutile. Fermo. Come cazzo si faceva? Era avanti, perché non va? Sta rollando il panda. Porca puttana. No. Non va, non va. Ma schifo il panda. Ma non va. È lento. Vai! È lento sfatto. È lento, quello è più lento un altro po', però mi tendono tutti. Adesso ho le zambette più corte ancora. Ma infatti vado con le mani, questo c'ha le gambine. C'ha le braccia di un primate, le gambine di arale. Quanto è frufrusto. Non mi piace il pan. Cominciamo benissimo per come la vedo io. Madonna che botta. Ero spiccato. Ma fa le mosse di Jack. No, ho sbagliato, non è riuscito a distaccare. Madonna. Madonna quanto cazzo. Riuscirò adesso a fare. Ah, bello. Che cazzo fa? Perché? Cos'è quella cosa? Porca cacchia. Ma guarda quanto caspito c'ha. Guarda, c'ha le zampe corte che non ci arriva. È alto 6 metri, c'ha la zampa che gli fa 2 centimetri e un quarto. Non conosco le mosse. Ti abbraccio. Mi piace questo personaggio. Ti abbraccio. È uguale. Ma guarda, non lo prendi! Non l'ho preso manco io. Porca di quella mia. Ma quale sono le mosse del panda del demonio? Guarda. Ma perché il panda non fa le mosse? E tutto il resto, guarda quanto m'ha tolto, guarda. No! Vaffanculo a te il panda che non lo prendo più, bro. Fa un po' schifo. Che cazzo. Però questo è molto forte, Giga. L'abbiamo visto l'altra volta, no? Il panda invece no, ragazzi. Però no. Era pure mi sa che era la prima partita con, in assoluto su Tekken 7 l'ho fatta con questo trimone. Adesso mi prendo Yoshimitsu. Perché
non lo prendo. Yoshimitsu pure, tu sei, eri pericoloso. No, non ho mai saputo usarlo Yoshimitsu. Ah no? Ti confondi con qualcun altro, perché io non ho mai saputo usarlo, mai mi è piaciuto Yoshimitsu. Mi è sempre piaciuto visivamente. Il personaggio che usavano i pro di Tekken era Mokujin. Mio cugino, esatto, perché quello faceva le mosse di tutti, quindi significava che tu eri un pro di Tekken. Sì, significava che eri un pro di Tekken quando riconoscevi il personaggio, per certe volte. Dalla postura dai, si capiva un po'. Cioè, noi sapevamo le animazioni di Tekken 3 a memoria, perché senza inserire il gettone in sala giochi vedevi comunque i demo. Sì. E quindi le animazioni le imparavi, anche se non giocavi. Comunque non mi piace un cazzo sto Yoshimitsu qua, Cioè, è bello, però non c'entra con lo stile, la tecnica di gioco. Allora, vediamo un po'. Come si facevano i raggi fotonici del signore? Quella spadata. Così ti perdi energia, però. Davvero? Se giri con il signore. Liste di me quando perdi energia. Come si facevano i raggi fotonici? Tutte e due i pugni. Prenditi. Ti volevo dire. Mentiroso. Scusami, giusto per... Ok, a posto. No. Madonna, quando è ammazzato preso. Faccio schifo. Vabbè, stai provando le mosse. Faccio schifo con Yoshimitsu, letteralmente. Devil Jin io non l'ho mai usato. Questa è la primissima volta che lo uso, però è un personaggio comunque molto forte. Che io sto cercando di... Di padroneggiare al meglio. No, sto cercando di fare la mossa del Dio Redentore proprio. Così recuperi energia, dov'è? Volevo provarla, volevo vedere se fosse effettivamente efficace. Vola. Beh, mo gli rompo un cazzo. Ah, l'ha fatto come una presa. Quando si blocca? Madonna. Ma io sono partito col pugno fotonico là, volevo provare la rage. Ma che cazzo serve? Quello serve per ricaricare energia. Vieni qua, vieni, non ti faccio fare niente, porca loca. Scherzato. Ah, yeah. Oh, ma gli è scassata la minchia gli emo, Guarda. Ci credo. Yoshimitsu wins! Ci credo, no, mi frega sempre perché io voglio provare la cazzo di rage e niente, non c'è modo. Che facciamo? Arrivini, selezione personale. Mi fa schifo Yoshimitsu, posso dire. Cioè, è un bellissimo personaggio, ma... Invece, David Jin è forte, molto forte. Mo' perché io mi sono dato al cazzeggio perché volevo fare il raggio fotonico della morte che nella non storia mi... Non mi ricordo che fossero i due pugni, però ti parlo di 10.000 anni fa, quindi... Oh, aspetta, io devo provare un personaggio. Ma Katarina l'avevo già provata. Sì, e faceva schifo, Eddie. Fang l'ho provato qualche... Paul ce lo siamo un po' scagati, no? Ma c'è Paul? Paul. Ti ricordi in Tekken, se non sbaglio, Tekken 3 c'era la modalità che potevi andare in strada insieme a un amico a picchiare? Per PlayStation? No. Potevi andare insieme a un amico a pestare la gente in giro come in Double Dragon. Ah, sì. Era fantastico. E poi c'era Tekken Ball, che era la modalità. Ah, Tekken Ball, sì, non ricordo. Non era figa. Ma Bob non era lento. Bentornato, Paul, mi dispiace per te. Non so com'è la rage. Ok, l'ho preso però. Beh, ah, il classico pugnone di... Ma perché hanno tolto quello caricato? Non lo so. Ok, è abbastanza sorprendente che ci sia una rage come questa. E non so cosa fa. Affanculo. Beh, Paul, non c'è niente da fare. Ha anche detto Paul per gli amici. Poi posso iniziare anch'io un po' a menare. Scassata la mia.
Noi da ragazzini lo chiamavamo Paul. Senza nessuna vergogna. Te la prendi. No, però. Sono diventato un po' invincibile. È la. Come si chiama quella nuova. Però ti dovevo prendere in faccia con quel pugno, non so. E invece. I calci di palla qua sono lenti come la merda lenta. Madonna, questo però. Madonna. Ragazzi, Bob è veramente un macigno. Oh, Paul, io l'ho preso la prima volta che ho giocato a Tekken 2, se non ricordo male. Non l'ho mai più preso perché mi fece schifo. È che si gioca a cazzotti. No, non mi dava gusto, mi dava proprio fastidio come personaggio. Dava su Tekken 2 chi prendevo? Roger, c'era Roger già su Tekken 2? Sì, mi sa di sì. Sai che manca? Roger. Kazumi, sì, Roger e Kazumi. No, Roger ci hanno tolto gli animalisti. Cagacazzi, e... invece l'orso e il panda sì, no? Kazumi è quella la parte devilosa là, Angel Kazumi tipo. Io provo Leo. Non c'è Angel Kazumi. Leo rompe le balle perché è veloce. Ah sì? Ma Miguel? Non lo so, è un trafficante colombiano, chi è? Miguel non lo so chi sia, però secondo me... Novità ragazzi. Che poi Miguel, mi sa che l'ho già visto, c'era già, non è una novità di questo Tekken. Non lo so, io sono rimasto tipo al 2 di Tekken. Io sono rimasto al 6, ma l'ho giocato pochissimo. Perché ce l'avevo per PSP. Tekken 3. Eh? Tekken 3 sono rimasto. Vabbè, Tekken 3 io ci giocavo in sala giochi, perché non c'avevamo la PlayStation. Poi era uscito per PlayStation. Ce l'aveva un nostro amico, ma la grafica faceva cacare rispetto al... Guarda che petto villoso. Madonna. Io non so che mosse faccio. Manco io conosco Leo. Leo spacca la minchia. Guarda che io sono un ballerino. Non mi puoi toccare. Ci avrei i miei dubbi su questo, comunque. Non mi puoi. Ma guarda che cazzo. Aspetta, scusami. Ok. Però concatenati. Ti piace scorcioni. Che devo fare con questo? Non mi piacciono per niente le mosse. Bella quella. Ah ok, devi concatenare un pugno e calci con lui. Pugni e calci. Vabbè, molto selvatico. Aspetta un attimo, fammi vedere l'elenco mosse. Ah ok, perfetto. Ecco. Zio però, zio. Bella! Potrei essere tuo padre. Sto bambino di merda, mo vedi se mi... Scusa. Ok. Se lo facesse, sempre, eh. Sempre se lo facesse. Oddio. Madonna! C'ha qualche mossa speciale in cui diventa per un attimo. Anch'io. Anche tu. Niente, oh. Non riesco a. È forte Leo. A inveire contro di te in qualche tipo di. Inveire è facile. Attenzione al personaggio, vediamo quanti minuti sono passati. Minchia, 15 minuti, allora ci vediamo al prossimo gameplay, per forza. Stiamo esplorando questo Tekken. Corpo umano. Sì.